Purtroppo prima o poi. Cara mia, domani è il 10 luglio. Sì, ma quando non è il tuo compleanno. Non è il compleanno di tua mamma, neanche quello di papà. Luca. E secondo te sto male? Non è quello che trovi alla fine. Domani fai la maturità. Domani si mette un tassello. Si volta una pagina. Si consolida una posizione. E che ricordi? Sono momenti da non dare per scontati, sono momenti in cui riflettere per chi li vive e per chi te è padre. Tua amata da subito. Credo di poter dire ti abbiamo amata da subito. Quando 24 anni incoscienti leggiamo quel risultato del beta HCG positivo e incoscienti a 24 anni dove proprio tutte le basi fondamentali non è che ci fossero tutte, ma di fronte ai momenti in cui devi tirare fuori i coglioni abbiamo detto ci sposiamo, e quel ci sposiamo voleva dire ce la teniamo. E tua amata da quando scalciavi dentro quella panza si vedevano i bozzi, le montagne rosse, a 25 anni e 4 giorni sei nata. Tua amata anche quando per 2 anni non hai mai dormito, e la dimostrazione è che non ti ha ucciso, perché per 2 anni non dormì e alzasse tutte le notti, e avere un alien che perché scrocchia il parquet dopo che ti sei addormentata, che sono stato là a snazzicarti per un'ora e del giorno lavoravo, siamo 25, i miei amici andavano in discoteca a rimorchiare, a snazzicare, e io ero felice di avere un essere alieno che urlava come una bestia. Fai un passo, scrocchia il parquet, che 2 anni si perdono un po' di pazienza, no? Ti ho amata e sofferto quando è successo qualcosa. Sono uscito di casa. Errori fatti. Chi non li fa? Però penso di esserci sempre stato. Ci ho provato quantomeno. Tua amata nei nostri momenti nella nuova casetta, di fronte a casa tua. E ti chiedo scusa. E anche a tua madre per quella transitiva. Non gli ho mai chiesto. Per qualche errore fatto. Ma chi non li fa, lo ripeto, mi sto a pulire la coscienza, no. E allora le nostre nottate da soli nel lettone e a svegliarti per fatte fa pipì e non fa bagnare il lettone per egoismo, perché non e darti quelle pacchette di culetto per farla finire e tornare a letto, e i nostri piatti di 4 salti in padella al formaggio come li facevo io, come li scongelavo io quei dadetti, quei dadini. Tua amata quando non t'ho ucciso perché non andavi a scuola, tua amata nei nostri mercoledì pomeriggio, nella tua dolcezza, nella tua capacità di essere di sostegno probabilmente a tua mamma che era un po' più grande di te in un momento difficile. Hai avuto responsabilità da subito, oggi c'hai 18 anni e mezzo, domani hai la maturità e sei una gran donna. Tua amata quando 13-14 anni gli ormoni sono impazziti, si chiama adolescenza. Ecco, se sei uscita da quel momento viva, è perché ti amo tanto, è perché ti amo tanto. Ora ti ho sentita, stai a letto e c'è una strizza controllata, ma c'è strizza, ringraziando Dio. Chi è che non prova strizza all'esame di maturità? Quello bravo, fagli un saluto, che ne vale sempre la pena. Sta tranquilla, andrà alla grande, e qualunque cosa accada non gli dica un pezzo di merda, non glielo dire quello che pensi in quel momento, non è una virtù dire sempre quello, io dico quello che penso, brava, brava, dato che pensi sempre, non lo dire, perché potremmo fare avere le sovvenzioni della regione, perché potremmo fare la guida alle scuole romane, leggila di tutte, te le sei fatte tutte, private, pubbliche, semiprivate, del recupero, del controrecupero, per del recupero di quelli recuperati e dei recuperanti. Puoi fare, è già l'attività. La guida Michelin alla scuola romana. By la Big and Bad Ludovica Ristori. E quindi, forse non serve manco laureato, non serve manco da studiare, c'è tutto già dentro.
T'ho sostenuto il progetto, l'ho sostenuto da subito. Ci ho visto del buono. Ti ho amata sempre, anche quando mi fai incazzare, anche quando hai fuso il motore della macchinetta perché non ci mettevi l'olio e hai avuto da dire che era colpa del meccanico. Cioè, bravo, ammazza gli insegnamenti. Ma sei la forma d'amore migliore che c'è, sei mia figlia e quindi amore disinteressato e incondizionato. Domani mattina alle 8 vai là, rompigli il culo e esulta perché è finita. Stincubo è finito, basta studiare a scuola, poi si vedrà, poi si vedrà. Porta a casa sto 61 per quanto mi riguarda, ma so che vuoi di più e allora mira a quello che vuoi, metticela tutta e domani alle 10 l'è fernuta e io ti amerò sempre di più. E viva la vita, in bocca al lupo amore mio, ti chiamo tra poco, bella per te, viva la life.